Si dice che nel calcio le vittorie sofferte sono le vittorie più belle. Oggi col Foggia avete sofferto tanto, avete portato a casa una vittoria importante, soprattutto per il pubblico, perché questa era una gara molto sentita dai tifosi. Sì, no, è stato importante vincere la partita contro una squadra che ha giocato molto bene, perché bisogna essere onesti, il Foggia ha giocato una bella partita, però quello che mi è piaciuto della mia squadra è aver saputo soffrire in campo, non aver mai mollato, è stato con carattere, con determinazione, anche nel momento più difficile, quando ho sbagliato il rigore, così siamo riusciti poi a venirne fuori, questo è un buon sinonimo per la mia squadra. Nell'intervallo cosa ha detto la sua squadra? Perché tra il primo e il secondo tempo si è visto un Pescara diverso, l'abbiamo vista molto arrabbiata in panchina. No, nel primo tempo siamo stati troppo passivi, abbiamo sbagliato troppi appoggi, troppe situazioni che si poteva far meglio, eravamo un po' lunghi e non riuscivamo ad accorciare bene. E chiaramente quando una squadra che gioca anche bene come Foggia ti ha messo in difficoltà, anche se poi azioni da gol mi sembra ce ne sia stata una da parte loro nel primo tempo, una o due, non so, non me ricordo bene, però sullo sviluppo della manovra loro avevano fatto meglio. Anche se noi ha fischiato un fuorigioco che sinceramente non c'era proprio, quella di Monachello che era solo davanti al portiere, però si vedeva che quando ripartivamo potevamo far male. Lei non ama parlare dei singoli, però io le chiedo una cosa, nel secondo tempo insomma le sue sostituzioni hanno lasciato il segno, soprattutto con l'ingresso in campo di Antonucci, perché proprio da quella parte sono arrivati i pericoli maggiori per il Foggia e è una posizione guadagnata da Antonucci, ha poi permesso al Pescara di vincere questa partita. Ma io ho la fortuna di avere dei bravi giocatori, che sono tutti utili, che posso alternarli, poi è chiaro che si fanno delle scelte, anche in panchina si cerca sempre di vedere dove si può migliorare la squadra, al di là di come uno gioca o meno, perché Capone ha fatto la sua partita, Canutè ha fatto la sua partita, non è questo, è che cerchi di mettere i giocatori vedendo l'avversario che li possa mettere in difficoltà. Secondo me Antenucci nell'uno contro uno contro Zambelli potrebbe mettere in difficoltà e così mi sembra che sia stato. Martedì subito in campo con il Crotone, una partita importante che potrebbe valere anche il primato, lo dice la classifica. Ma io non guardo quelle cose lì, è una partita, dobbiamo affrontarla bene come abbiamo affrontato bene queste partite qua, con la massima determinazione, sapendo che andiamo contro una grande squadra e dobbiamo essere concentrati su quello. Ultima battuta, grande tifo oggi allo stadio, in curva state riavvicinando il pubblico di Pescara, i tifosi a questa squadra, e questo forse in questo momento è l'obiettivo primario? Sì, no, io sono contento che stanno aumentando le persone che vengono dalla partita. Dobbiamo essere bravi noi a trascinare la gente, a farci a venire a vederci. Noi ce le mettiamo tutto, mettiamo il cuore per questa società, per il Pescara, ce la mettiamo tutta. Io spero di dare tante soddisfazioni a loro, di andare avanti su questa strada.